Ehi la ciurma, io sono Mazza Testa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Ita, non dimentichiamoci. Allora, l'ultimo episodio siamo riusciti a disintegrare i vicini scomodi blu che erano qua sotto. Ora io andrei a verificare un attimo che cosa ci hanno lasciato in questa situazione, perché abbiamo ottenuto un sacco di pianeti. Della spezia verde, a me piace la spezia verde. Buona la spezia verde. Abbiamo un fracco di spezie. Allora, io vorrei vedere un attimo. Innanzitutto vorrei capire perché non sto sentendo niente. E ho il volume delle cuffie troppo basse? Sì, forse sì. Spero che voi sentiate bene, ma credo di sì tecnicamente. Ma vorrei. Perché mi inquadra così tutto storpio? 72 all'ora e sono felici. Mi sembra che sia un'ottima cosa. Non credo di poter aggiungere edifici. Sì, posso aggiungere edifici. Yeah. Quindi potrei anche, tipo, potenziare tutto. No, prima di tutto metterei delle torrette. Ecco. Ok. Finito. Ciao. Grazie. È stato un piacere. Ci sono altre colonie qua intorno. Ce n'è una qua. Ottimo. Che ne fa invece 36 l'ora. E qua posso aggiungere qualcosa? No, perché probabilmente ho occupato tutto. Là e quindi boh, vabbè, questo qua è un T2, T2, sì. Ok. Allora, questo qua si chiama Mirillo. LOL. Allora, l'abbia Mirillo, questo qua è quello che avevamo già, in cui c'è Bataclan, in cui qua c'era Blena. Dov'era l'altro pianeta che avevamo rinominato? Qua. Zekrom 2116, dopo gli andrò a cambiare il nome come d'accordo con Zekrom 2116. Allora, altra spezia verde qua. Tra l'altro qua c'è della rosa. O è fucsia? Forse è fucsia addirittura. Eh sì, eh sì. Sarebbe un'ottima conquista. Allora, vediamo un attimo. Qua abbiamo due colonie, di cui una 72 all'ora. Protetta ovunque, cioè massima protezione possibile e immaginabile, e non posso metterci niente. Mentre nell'altra vorrei vedere un attimo. Wait, si è andato troppo avanti. Qua, vediamo un po'. Qua è un 36 all'ora e ha un'ottima difesa. Si potrebbe essere più difesa, ma va abbastanza bene, dai. Ok. Così ci sta. Ah, qua c'è un edificio distrutto. Che era una casa, probabilmente. Quindi potrei effettivamente togliere una torretta e mettere una casa. No, però là non c'è fabbrica, quindi. Ah, hanno distrutto. Cioè, ho distrutto anche quello. Quindi c'era probabilmente una fabbrica e un'altra casa. Quindi togliamo una torre e mettiamo l'altra casa. Ok, 72 allora anche lei. Quindi a questo punto. Questo è un T2. Yep, quindi niente altre colonie. No, giusto per sapere se ci sono dei posti in cui posso metterne di più. O di meno. No, di meno no, però di più sì. Allora, andiamo a vedere qua. Mi sembra anche un altro sistema abbastanza interessante. Perché qua abbiamo un rosa ottimo già con colonia. Dei gialli e un verde, ottimo. Davvero avranno degli ottimi pianeti quei cafoni degli azzurri. Allora, qua non c'è praticamente più un caso, ma è un T1 forse questo, sì. Allora, vediamo un po'. Qua a 36 all'ora non posso aggiungere niente. E credo che meglio di così non potrebbe andare, a meno di aggiungere delle torrette. Però aggiungendo delle torrette dovrei togliere una casa e diminuire la produzione di spezia rosa. Non lo farò per ora. E questo è il pianeta Devoldi. Ok, ottimo. Allora adesso andiamo a fare un salto qua su. De Klinguo. Cos'è? De Chiliopo. De Chiliopo. Ok. No, vabbè. No, vediamo se hanno da vendere, comprare qualcosa.
Ah, compra una rosa 37.000, ma con gran piacere, guarda. Mi faccio mezzo milione e passa con sta roba qua. Ottimo. Arrivederci. E mi è andato un po' di blu, vediamo. Sto dicendo troppo. Ah, questi sono tristi. Perché probabilmente abbiamo sfasciato qualcosa. Sì, abbiamo sfasciato praticamente tutto qua. Allora, questo era un intrattenimento, suppongo. Questa è un'abitazione, questa è un'abitazione. Questo fun quelli funzionano, sì. Allora, avrei bisogno di un intrattenimento, quindi qua. E poi c'era, credo, una fabbrica e un'altra casa. Sì. Ottimo. E posso mettere delle torrette per caso? Sì. Così va bene. Mo' andiamo a vedere l'altro. E verifichiamo quale sia la situazione. Ah, questo è un T2, vero? Yes. Allora, qua c'è un edificio distrutto che è da sostituire, che era probabilmente una casa, suppongo. No, era una fabbrica messa così. Ah, sì. Sì, era una fabbrica. 72 all'ora, ottimo. Posso mettere delle torrette? Sì. Ottimo. Ok, e anche Dechiliopo è a posto. È a posto! Poi qua c'è qualcosa di interessante, ma andremo un secondo momento. Allora, adesso c'è qua. Oh, due con spezia rossa. Ed era il loro. No, non era la loro capitale, era l'altra la loro capitale. Io avevo supposto fosse questa la loro capitale, ma no. O viceversa. Non ricordo più a dire il vero. Allora, vediamo un po' qua. No, questa era la loro capitale, sì. Con spezie rosse. Allora, vediamo un attimo qua. Qua ho distrutto un po' di roba, nel senso che 1, 2, 3. Probabilmente c'era una fabbrica e due case. Una fabbrica, una casa e una casa. Ok, è pari e mi fa 118 l'ora ed è un'ottima cosa. E le difese sono al massimo? Sì. Ottimo. Mo' andiamo alla prossima qua. Che sono molto presi male per il fatto che probabilmente ho distrutto l'intrattenimento. Allora, via, via, via. Allora, sì, manca l'intrattenimento. Ok, e poi ci potrei mettere un'altra fabbrica. Qua no, sarebbe in negativo. Se l'intrattenimento lo spostassi qua. No, però se io metto una casa e una fabbrica è pari e mi fa 118 l'ora. Ottimo. Avrebbero bisogno di protezione e noi gliela diamo. Tanto di soldi per ora ce n'è. Ottimo. Difeso al massimo. Perfetto. Passiamo alla città successiva, quindi, che è Ernium. Andiamo a rimpolpare anche questa, che, dove abbiamo distrutto praticamente tutto. Allora, qua andiamo ad aggiungere casa. Casa. Ok, poi ci andrebbe un'altra fabbrica qua, con casa e casa. Però c'è qualcosa di disposto male qui per il fatto che ho molta più felicità di quanta non me ne serva. Allora. Ah no, per il fatto che qua ho una casa inutile. Dovrei fare così. E ho comunque un qualcosa di disposto
Male. Così. Sempre 108. Se fosse così, sempre 108. Forse l'intrattenimento deve essere periferico, non mi ricordo come è messo di là. Così? No. Vabbè, per ora lo lasciamo così, poi vedo l'altro come è disposto. Giusto per massimizzare i profitti, visto che Spezia Rossa conviene averla al massimo. Allora, qua. Bacio si chiama? LOL. Allora, qua ho da sistemare qualcosa perché è tutto a posto salvo che manca l'intrattenimento e una casa, forse. Allora, così è felice. E boh, lo stesso problema di là, cioè che è tutto pieno ma la configurazione non è perfetta, perché posso produrre di più. Quindi queste due sono da sistemare e Angursus. Qua anche sì perché. Ah, la gente non lavora perché sono troppo tristi, probabilmente. Allora, no, intrattenimento metterei così. Ah, no, perché non ci sono delle strutture intorno. Quindi mettiamo una fabbrica qua, ottimo. E, no, io questa la metterei qua e metterei una casa qua al posto. E qua però il problema è che la disposizione non è particolarmente efficace. Se io facessi così, un'altra fabbrica là. E comunque lo stesso problema di là, cioè che ho la disposizione non perfetta. Le difese sono al massimo, boh. Allora andiamo a vedere qua dove c'era 118 all'ora ed è perfetta come situazione. Là c'era una città che ho distrutto, ma non posso aggiungerne altre di colonie effettivamente. Allora vediamo qua la situazione com'è. Ah, ho 4 fabbriche, ok. Di cui due vicine. Allora, 2, 2, 4. Ho una fabbrica in più vicino a una fabbrica. Quindi andiamo a vedere nell'altra città qua se riusciamo a sistemare qualcosa. Alzati e vai qua. Ah, Ernio. Allora. Una fabbrica in più. Dove la sistemiamo questa fabbrica? Andiamo a sistemarla al posto di una casa a sto punto, quindi. Era in una zona però qua, ecco. Qua. Via questa e mettiamo una fabbrica. Dovrebbe essere 118 e pari. Perfetto. Ok, allora anche qua andiamo a eliminare una casa e sistemare una fabbrica. Allora, qua io direi una. No, una casa, una fabbrica. Ottimo. E poi andrei qua a fare lo stesso giochetto. Quindi a eliminare una casa dove a questo punto io direi qua. E mettere una fabbrica invece. 118 e 0, perfetto. Quindi Aletino è andato. Anzi, potremmo vedere se hanno interesse in qualche spezia. 18. Beh, questa 9.000 non è male. Potrei venderla di più, ma tu dammi questa intanto. No, non per ora. Tanto non abbiamo. No, dobbiamo andare a sistemare l'altro, Batri. O eravamo su Batri? No, eravamo sull'altro. Cioè, noi eravamo appena passati e avevamo già fatto della spezia, ottimo. Allora, qua la situazione com'è messa? Questo è un T1. Sì. E c'è solo questa colonia qua. Quindi, visualizziamo un po' la situazione. Cosa possiamo aggiungere? Delle torrette, ok, che non fanno mai male. Una ci sta, vabbè. Meglio che niente, qua hanno un intrattenimento e una casa, per ora ci sta così. In mancanza d'altro,
Mi sembra un'ottima situazione. Vediamo se loro hanno interesse in qualche cosa. Beh, ci facciamo dare le 4 spezie rosse. La verde è 40.000. Mi piace. Ci facciamo praticamente 1 milione solo di quella. E arrivederci, perfetto. Mo' allora, io andrei a verificare nelle altre colonie allo stesso modo. Se, no, qua ci siamo già passati. Andrei a verificare qua se per caso c'è da raccogliere della spezia. 5 la 0 su 10, perfetto. Vabbè, perfetto. Vediamo se hanno voglia più che altro di qualche spezia. Commercio. No. Beh, questo non è male 3.000, ma ho trovato di più tempo fa, quindi potrei ottenere di più. Vediamo un attimo qua la situazione. Altra spezia rossa. Salute. Allora, 24 non è molto per quello che è la spezia rosa. Allora, andrei qua. Vedo un attimo la situazione. Raccogliamo un po' di spezia verde. Grazie per averci ricevuto. Ottimo. Allora, no, niente di che. Poi abbiamo un altro pianetuncolo qua in giro. No, questo non è nostro, è degli Hypox. Il pianeta madre, a cui non siamo andati a fare un saluto. Salve pianeta madre, ci ricarica l'astronave. Grazie, 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 grazie. Ricarica. Commercio. Vediamo se vogliono qualcosa di interessante. Niente. Pure la viola me la pagano 19.000, che non è niente per la viola. Viola fucsia, come la volete chiamare. Quindi andiamo qua. Recuperiamo un po' di fucsia e vediamo loro cosa desiderano. Salve colonia. Allora, 44.000 mi piace. E vorrei vedere se per caso vogliono qualcosa. Beh, questa anche. Io gli vendo questa, che non è niente male. E gli vendo anche questa. Ottimo. Arrivederci. Allora, dovrei andare là a cambiare il nome del pianeta che era qua, sì. Collasso dell'ecosistema, oddio. Allora, su. Sì, no, ok, Impero Mosso, ma devo. È qua? Ok, sì. Dobbiamo subito risolvere la questione. Picchiamo e. Dov'è questo tizio? Ah, è l'MZ. Ok. Uno è andato. No, era più indietro. Eccone due. Più indietro. Ah, eccolo qua. No, quello era già morto. Dove? Questo. Ok, ottimo. Abbiamo salvato anche questo. Era ambientalista 1. Abbiamo strumenti sbloccati laser. Che questa è un'ottima cosa. Un'altra medaglia capitano? Yeah! E saliamo al grado di grande. Vabbè, ok. Non c'è di che, grazie. Commercio, volete qualcosa di interessante? Niente. Vabbè. Ci abbiamo provato. Andiamo allora a fare un salto a vedere se per caso possiamo. No, cosa stavamo facendo prima? Ah, stavamo rinominando il pianeta Zekrom, appunto, che siamo riusciti a salvare. Allora, dovrebbe essere così, esatto. Rename planet. Io mi attengo a quello che ha chiesto Mozos Kings. No, non ci sta perché devo mettere le virgolette. Ok. Quindi adesso siamo su Mozos Kings. Che qua ancora Zekrom 2116, ma sarà per l'ultima volta perché appunto adesso se ci spostiamo e torniamo là. Oltre alla c'è la spezia e si chiama Mozos Kings. Perfetto. Allora, adesso andrai un attimo sul pianeta natale a vedere se e che cosa ci ha sbloccato il nostro
salire di livello. Ricarica. Allora, ha detto che era disponibile laser. Che sarebbe quale? Cos'è? Dov'è? Questo deve essere laser. Utilizzo il supersaggio per terrestri, un'arma di precisione di media potenza che potrebbe essere utile. Ma andrei un attimo a chiedere ai nostri amici Tempo che Vola se vogliono, per caso. Con quali sistemi sto commerciando? Con quello e questo? Solo questi due? Perché ho un po' di soldi e potrei effettivamente permettermi di comprare qualcosa. Questo sono un T2 e un T2 e basta. Quindi con 3 milioni credo di cavarmela? Non lo so. Meglio non scontentarli. Commercio. Volete qualcosa di interessante? La blu a 20.000 non mi dispiace. Allora, riserva di energia può essere utile. Può essere utile soprattutto se vogliamo andare al centro della galassia. Ancora non l'ho considerato il fatto di andare al centro della galassia, ma può essere davvero utile in futuro per il premio che si ottiene arrivando al centro della galassia. E quindi la comprerei avendo un po' di soldi. Vediamo se gli altri impero Tempo che Vola ci offrono qualche possibilità in più. Come commercio, no, ma effettivamente sembra che gli alleati abbiano lo stesso. Però vogliono comprare qualche spezia. Non ho guardato. La verde 33.000 ci sta, dai. Ci sta, ci sta. Però vendere niente. Andiamo a vedere dai. Così mi riguardo anche qua com'è la situazione. Un T1, un T3 e un T3. Quindi questi sono 10 milioni che vogliono di sicuro. Grazie per avermi ricevuto. Allora, commercio. Vorrei vedere se per caso. Ah, hanno un laser a 250.000 ed è un'ottima cosa perché è la metà di quanto c'è da noi. E quindi lo acquistiamo. Ottimo. Quindi ho sostituito il mini laser con il laser. Andrei a vedere se per caso c'è qualche loro pianeta che desidera un po' di nostra spezia, tipo questo. Non ho ancora capito in base a cosa viene la bandierina. Boh. Allora. Saluti. Commercio. Desiderate qualcosa? La rossa a 11.000. Però non mi conviene andare a vendergliela adesso. Mi conviene andare a pigliarne un po'. Ricordiamoci qua. Allora. Su Alcit. Che è quello là dove c'è la bandierina. Non so per quale strana ragione. Vogliono un sacco di spezie rosse. Qua noi produciamo un sacco di spezie rosse. Quindi credo che se ci andassimo avremmo 25 di rossa e 2 di rossa. Quindi 28 di rossa è un ottimo bottino. Qua rossa, no. Ce n'è qua e là. Quindi andiamo a recuperare delle altre spezie rosse. Visto che ce la pagano tanto, è meglio riempirli di spezie rosse fin tanto che. Ah, qua non me ne danno niente, vabbè. 29 dovremmo farci una discreta cifra, non, certo non tanto quanto con le spezie quelle molto ricche, però è già un qualcosa. Allora, andiamo qua, saluti, è un piacere vedervi. Commercio, io vi vado a vendere le spezie rosse, ve la vendo tutte per 326. Ottimi affari, perfetto. E siamo rientrati comunque della spesa affrontata per la nostra, per il nostro laser. Andiamo a recuperare un altro di spezia viola. E questo qua credo che sarà il nostro prossimo obiettivo, quello di terraformarlo ulteriormente per permetterci una colonia molto potente che ci fabbrichi più spezie fucsia, che vale un sacco di viola. Io la chiamo fucsia, vabbè, è viola. Ok, ho capito, è viola. Poi ce ne serviranno due. Due per diminuire l'atmosfera e alzare la temperatura più delle piante. Quindi, questo credo che lo faremo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace se l'episodio vi fosse piaciuto e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Io sono Mazzetes e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti!